Ciao ragazze, nuovo video haul e finalmente vi faccio un video haul di shopping primaverile, più o meno. È da tantissimo che non faccio un video, vi sarete chiesto se sono ancora viva, ebbene sì, nonostante sia stata un po' malata perché sono guarita praticamente adesso, dopo una settimana di influenza. Infatti si sentirà un po' la voce che non è delle migliori, però ci tenevo tantissimo a girare questo video perché ho acquistato delle cosine nell'ultimo mese, non tantissime, però ci tenevo a farvele vedere perché se aspetto ancora un po', insomma, mi piace farvele vedere con le tempistiche abbastanza brevi e già è passato troppo tempo. Qualcosina di primaverile, quindi insomma, abbandoniamo l'inverno. E oggi tra l'altro non era al massimo il tempo perché c'è un'aria pazzesca, fa freddissimo qui dalle mie parti, non so da voi, però ieri sabato sono state delle bellissime giornate di sole e di caldo e quindi si ha voglia di togliere i piumini, di tornare un attimino un po' avvicinarsi alla primavera, evitare di mettere le calze, oggi ho già dato. E tra l'altro quando ho tolto per la seconda volta che ho tolto le calze una sera, sabato scorso, mi sono ammalata perché da domenica ho iniziato col mal di gola e insomma, sono super super malata. Allora, mi viene in mente un altro acquisto. Ok. Partiamo da il mercato. Al mercato, nel mio banchetto di fiducia fantastico di 4 euro, ho trovato delle cosine carine. Non tantissime cose perché non aveva proprio il massimo della scelta, però qualcosina ho trovato. E vi faccio vedere. La prima cosa è quella che indosso ed è questa magliettina che vedete, che è una magliettina nera che c'era anche in tantissimi altri colori, tipo nel beige, rossa, mi sembra, 3 o 4 colori, adesso non mi ricordo, non tantissimi, però un po'. Ed è praticamente questa magliettina semplicissima nera, praticamente il tessuto è così un pochino velato, quindi un po' trasparentino, di quella sorta di melangiato nero, così un po' striato, non proprio, non so se riesco a farvi capire, comunque vedete che si vede la mano. Infatti sotto gli ho messo una canottiera nera, per andare al lavoro, non mi sembrava il caso di andare a lavorare tutta mezza trasparente, però se non fossi al lavoro magari potrei mettere sotto anche una fascia, devo vedere come sta, perché non è che abbia proprio questa pancia piatta da mostrare. Comunque, questa magliettina qui carinissima, con su Audrey Hepburn, con praticamente il palloncino Tiffany in bocca, era molto simpatica il fatto che avesse questo palloncino Tiffany. In genere non amo molto le maglie così con le stampe, però questa qua l'ho trovata carina, poi ho detto mi serve una maglia nera per andare al lavoro, mi serve una maglia nera per da mettere quando non so che cosa mettere, e quindi sono già due volte che la metto tra l'altro. È l'unica cosa che ho indossato dello shopping, il resto ve l'ho tenuto da parte per farvi vedere. E questa qua è molto carina, 4 euro, e la particolarità è dietro praticamente che ha questa chiusura, vedete, non so se, spero che ci sia il fiocco, ok, con questo praticamente, questo nastro, nastrino così di raso, fai il fiocchettino e dovrebbe esserci il buchino, vabbè, comunque l'apertura. E questa qua è appunto carina così, manica tre parti, molto così per tutti i giorni. Io infatti, vedete, l'ho indossata in maniera molto casual oggi, perché ho su leggings neri, canottiera, faccio anche il video outfit, e queste sneakers con i fiori che vi ho fatto vedere nei precedenti video che ho preso dai cinesi. Poi, altro acquisto, ho fatto il mio primo acquisto da Avon, tramite una ragazza che c'è qui dove abito io, che fa la rappresentante, che mi manda sempre il catalogo, e non ho acquistato make-up, ma ho acquistato questa collanina qui che vedete indosso, che la trovo molto 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 carina e molto raffinata. Ve la faccio vedere. Ho cercato su internet cosa ne pensassero dei gioiellini Avon, hanno detto tutti che sembravano molto carini, sembravano quasi d'oro, e quindi ho voluto provare. Praticamente la collanina in questione è questa qui, ve la faccio vedere, vedete, c'ha il giro così carinissimo, argentato, molto molto fine, e la perla così incastonata, sì, la perla così incastonata, resta molto fine, io non la sto mettendo tantissimo, ma la cosa bella di questa collana, non il fatto che sia solo così, è praticamente che è intercambiabile, nel senso che vedete, ha praticamente, tra l'altro qua l'ho dovuta rimpicciolire perché non prendeva bene. Ah, praticamente sono 5 ciondolini da intercambiare nella stessa collana, cioè una catenina e 5 ciondolini, che sono questi qua, ve li faccio vedere. Tra l'altro ho postato anche la foto su Instagram. Allora, uno si chiama Gorgeous, Lovely, Beautiful and Fabulous. Quello che io indosso io della perlina è Beautiful. Poi c'è Gorgeous, non so come. Ah, tra l'altro ci sono... Ah, pensa te, vabbè,
Ci sono i giorni della settimana, non l'avevo visti, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, no. Allora, questo qua che era quella praticamente incorporata, che è abbastanza orribile, è quella del lunedì. Poi c'è quella che ho io, è quella del giovedì, questa qui con la perlina, quindi non c'entra neanche niente. Poi c'è quella del martedì, che è questa qui con la perla nera, che anche questa è molto carina, infatti mi sa che sarà la prossima che cambio quando mi stufo di questa, con la perlina nera, che forse oggi ci stava anche meglio. Poi c'è questa sorta di fiorellino e per venerdì questa pietra così, viola. Carine, 8 euro tutto il kit praticamente, 7,99 euro. Ed è molto molto carina, mi sto trovando bene, mi piace come sta, anche con qualcosa di non così, così fa un po' schifo. Però l'ho voluta mettere lo stesso stamattina, anche con qualcosa tipo di un po' più fine, più carino, anche con una camicina, con un toppettino, anche l'estate, molto carina, con una canottierina, un blazerino, carina, molto minimale, e non è da me, però vabbè, ogni tanto va bene anche il minimale. E l'ho trovata molto 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 carina, e mia sorella invece ha preso la versione degli orecchini, cioè 5 orecchini uguali alla collana, ma a me non piace farle parrucche, quindi non l'ho fatta. Poi appunto, stavo dicendo, banchetto di 4 euro, oltre a questa maglia ho preso questo cappottino, che tra l'altro devo ancora provare, e ovviamente dovrei metterlo su tipo domani se voglio metterlo ancora, se no lo metto via per il prossimo autunno. Ed è molto molto bello secondo me. L'ho visto praticamente appeso, questo veniva 5 euro, non 4, però andava benissimo, ed era l'ultimo e non sapevo neanche che taglia era, tra l'altro lui mi ha detto che erano 42, il ragazzo, il tipo del banchetto che ormai mi conosce. E mi fa sì, a te va benissimo. Devo ancora provarlo effettivamente. Speriamo che mi vada bene davvero, che non sia troppo stretto. Mi ha detto che è una 42. È questo cappottino che per soli 5 euro ho trovato veramente delizioso. Con questa cerniera dorata laterale, nella parte praticamente del lato, ha questa bella cerniera una così dorata. E poi praticamente ha il dettaglio del colletto in ecopelle nera bucherellata, che non so bene che cosa c'entri. Però, non lo so, benissimo, mi piaceva. E praticamente l'ecopelle viene riportata anche, il dettaglio in ecopelle, anche sulla parte così finale delle maniche. Boh, lo trovo molto grazioso. Poi, vabbè, vi ripeto, 5 euro. Cosa volete per 5 euro? L'ho preso immediatamente. Se c'era altri colori, l'avrei preso anche di altri colori, se c'era di altri colori. La marca, se vi può interessare, se magari lo trovate in qualche negozettino o in qualche altro banchetto, tra l'altro nei negozi state attenti perché in alcuni negozi anche italiani che si spacciano per, cioè sì, sono italiani, anche questo è un banchetto italiano, però in alcuni negozi ho visto le stesse cose a 4 euro, lì proprio a Brescia al centro, tipo a 20-30 euro lo stesso capo, quindi state molto attente, guardate questo video e non fatevi fregare a pagarvi 30, 40, 50 euro. Oltretutto ho visto anche un cappottino qui in una boutique che c'è, adesso non c'è più, si sa perché, che c'era Wario, un cappotto che avevo pagato 4, no, io l'avevo pagato 12 da lui e lo vendevano lì tipo a 70 euro, identico, tra l'altro si chiudevano anche male i bottoni, quindi non era più niente di che, l'ho già, mi sa, smaltito, non l'ho più usato, perché ogni volta che dovevo allacciare i bottoni ci impiegavo tipo 2 ore. E la marca qui è Italian Style, quindi se lo trovate in giro, io l'ho pagato 5 euro, non fatevi fregare dai negozianti. Poi, sempre per 4 euro, ho preso in vista dell'estate, della primavera estate, questo graziosissimo abitino, che è un abitino rosa antico, quindi questo colore molto molto delicato, con tutti questi fiorellini, queste rose, praticamente sul rosa un po' più scuro. Molto molto carino anche questo, molto fine, ce lo vedo già con un bel sandaletto. L'estate, con sopra anche magari un trench, una giacchettina leggera, o anche così proprio vestitino, sandaletto, borsa e via. È molto molto carino, fatto così a canottiera, poi si stringe in vita e viene giù la gonna un po' più ampia. Dietro ha la cerniera dorata in vista, con praticamente il profilo sempre rosa antico, e anche questo qua, secondo me, è molto molto carino. Poi, sempre 4 euro, continuiamo. Questa magliettina che ho in mente di mettere domani per andare al lavoro, e l'outfit ve lo dico già. Allora, oggi è lunedì, ve l'ho detto. Domani metterò su questa magliettina qui, che è una magliettina così piedi pull, abbastanza ampia, una casacchina così proprio molto molto ampia e abbastanza corta, non che si vede l'ombelico crop top, però è abbastanza corta. Oltretutto ha la doppia, praticamente ha il doppio strato, quindi non è neanche trasparente, fortunatamente. E molto molto carina, fatta così, giro collo, manichina anche questa a tre quarti, ecco la manichina resta un po' più trasparente perché non ha il doppio strato,
E vedete, è fatta molto molto simpatica, mi è piaciuta. Anche questa c'era in diversi colori, io l'ho presa così nel rosso, rosso bordeaux, quasi un rosso bello scuro. E questa qui, appunto, la volevo mettere con dei pantaloni neri, quelli un pochino, con l'elastico in fondo, un pochino eleganti, ma eleganti barra sportivi, che ho preso da Calliope, e dei tacchi bordeaux, se bordeaux o beige. Adesso devo fare la valutazione, però sarà l'outfit di domani, che ho già deciso, così non perderò tempo. Poi, sempre per 4 euro, lo ripeterò, devo smetterla di ripetermi, questo qua l'ha preso anche mia mamma e l'ha già indossato, questo abitino che è della marca Fashion, boh, non c'è su neanche la marca sopra, comunque c'ha l'etichettina così con scritto Fashion, ed è praticamente un tubino, questo, mi ha colpito per la fantasia e per i colori, mi ha ricordato un pochino Dolce & Gabbana, proprio alla lontana, però vedevo sfilare questi abiti da Dolce & Gabbana molto molto carini, anche l'anno scorso, 2 anni fa, un po' che vanno avanti con questo stile così un po' che fanno loro, e me l'ha ricordata un pochino alla lontana. È un vestito forma così proprio classica, tubino, canotta, accollato, molto sobrio, arriverà sopra il ginocchio se non sotto, adesso vi dico subito. Dove arriva? Sì, a me arriva proprio al ginocchio, leggermente sotto il ginocchio, quindi molto sobrio, come piacciono a me belli casti. Ha la cernierina qui nascosta, devo ancora provarlo, spero che mi vada bene. E continuo a dire spero che mi vada bene, perché ultimamente mi sento un po' più grossa e quindi ho sempre paura che non mi vadano bene i vestiti. Vabbè, una volta entravo in tutto, non provavo mai niente, adesso mi sta venendo la fissa. E comunque ha questa fantasia con queste borchettine, brillantini, è sicuramente da lavare a mano. E poi richiama sempre il piedipull, questa volta in bianco e nero, e questo qua va bene anche per la primavera e anche per l'estate, anche se è un po' pesante, cioè non è pesante, però comunque non è tutto super super leggero, però va bene anche in estate con un bel sandalo nero, secondo me fa la sua figura. Poi ho preso l'ultima cosa, che è da 4 euro, che non è, diciamo, per nulla primaverile, ve la faccio vedere lo stesso, perché per 4 euro è molto simpatica, questa ecopellicioppa. Allora, che lo so che non ho bisogno di ecopelliccia perché ne ho 50.000, però questa qui a 4 euro non la potevo lasciare giù. Guardate, fatta così, tutta così, simil pecorosa, simil pecora, simil molto morbidoso, cuscinoso. E poi ha i profili in ecopelle adesso con le borchettine, molto molto carina, guardate. E era più bella ancora color cipria, quindi proprio quasi il che tirava sul dash, però non c'era la taglia. Io ho preso la SM e purtroppo non di quella cipria c'era la L XL, e quindi non ho potuto acquistarla perché era troppo, arrivo, era troppo grande, quindi devo andare a mangiare. Allora, questa qua è della marca Yatula Moda, che non ho mai sentito, comunque vedete è proprio, sta per questo inverno, perché ormai non la metto più. Devo stoppare per fare la seconda parte, devo andare a mangiare perché mi sta chiamando. Eccomi tornata, ragazze, seconda parte del video che ho dovuto tagliare perché sono andata a mangiare. Sempre al mercato ho preso nel banchetto delle sciarpine, giustamente, praticamente sapete che faccio sempre la collezione di sciarpe a 1 euro che trovo lì al mercato di Brescia. Questa volta costavano 1,50 euro, e però erano tutte praticamente le sciarpe primaverili, di cui una, aspettate che guardo se la trovo qui nell'armadio, non spaventatevi, spero che non si veda l'armadio perché è spaventoso, è tutto in... ok, una l'ho già usata e la devo mettere in armadio, spero che non si veda, credo di no. Comunque ho preso, questa volta che erano 1,50 euro, ho preso 5 sciarpette a 7,50 euro, vabbè, comunque erano 1,50 euro l'una, che è comunque pochissimo, perché una sciarpa nei negozi, diciamo, che la andiamo a pagare sempre sui dagli 8 euro fino ai 12, 13, 15, a volte anche 20 euro, e per me è allucinante, deve proprio piacere e colpire tantissimo. La prima è questa, che non mi piace moltissimo, tra tutte quella che preferisco meno, però l'ho presa lo stesso, non so come mai. Comunque è azzurra, di questo azzurrino pastello, con tutti questi coriandolini, non so neanche come spiegarla. Comunque 1,50 euro, e è quella che mi fa meno, cioè quella che piace meno. La seconda invece è questa qui, molto carina, ve la lascio impacchettata che tanto credo che si veda,
è così verdino, questo bel verde dentifricio, il mio solito verde dentifricio, di cui ho anche gli shorts di Zara, con cui potrei fare un bel abbinamento, ci ho pensato in questo momento, e ha tutte queste fantasie così un po' un pochino barocche, ma non lo so, fatte così sul rosino rosa antico, e praticamente, anzi, apriamole che così vediamo come sono fatte, perché non lo so neanche io. Sono fatte, vi scrivo una cosa che non so neanche come è fatta. Come faccio a descrivervela? Allora, ovviamente adesso ci chiederò 3 ore per capire da che parte devo aprire. Comunque, tra l'altro, poi c'era un altro manchetto sempre lì al mercato a Brescia, a pochi metri di distanza, che vendeva le stesse sciarpe a 2 euro. Quindi, tra l'altro, c'erano due signore che le acquistavano. Volevo quasi dirgli, guardate che di là ci sono 1,50 euro, però no, mi sono fatti i fatti miei. Ah, ok, è fatta in questo modo. Sono molto leggere, molto primaverili, vedete? Sono proprio anche belle ampie, perché volendo, cioè sono proprio degli sciarponi molto molto ampi, come quelli che si trovano in qualsiasi negozio di bijou. Oltretutto non hanno neanche uno sgradevole profumo, quindi non è che sono petrolati o cose del genere. Comunque fatta così, vedete, in fondo ci sono queste grechine, vedete, dei fiorellini, e questa qua è appunto verdina, molto simpatica. E diciamo che adesso è il periodo adatto per mettere le sciarpe. Sapete che io non sono molto bella alle sciarpe, però purtroppo, cioè, mi piacciono, ma non le metto quasi mai. Devo, anche perché arricchiscono molto gli outfit. Poi queste qua invece sono uguali, hanno le farfalline. Allora, la prima è fatta così e ha appunto tutte queste farfalline, sono fatte tutte alla stessa maniera, quindi adesso quella lì, perché aveva delle fantasie diverse, questa è tutta farfalle. E ha queste farfalle bellissime, sfondo bianco con queste farfalle sul verde, verdino, molto molto carine, poi ci sono dentro anche i toni dell'arancio, il blu, e quindi sono anche facilmente abbinabili. La stessa sciarpa l'ho presa anche nell'altra tonalità, che mi piaceva forse ancora di più, perché forse anche più bella, vedete così, sempre bianca, con però le farfalline grigie, bordeaux, beige, molto molto carina anche questa, mi piace, e secondo me vanno molto bene indosso, anche solo con un outfit di jeans. E l'altra invece è un pochino più romantica ed è rosa, rosino antico, rosa antico, fatta così con tutte queste fantasie tone su tone, un po' sul besciolino, e non so, spero che riuscirete a vedere, comunque molto carina anche questa. E tutte quante, cioè tutte quante, praticamente sono 1,50 euro l'una, quindi molto molto poco. Adesso vado a buttare via. Poi sono stata da Tacco Fashion e ho preso, allora, 2 collane, erano in offerta a 2,99 euro, quindi le ho prese immediatamente, e venivano in realtà 8,99 euro l'una, anche se sono diverse. Allora, e sì, mi sono tantissimo queste collane, le ho viste molto per la primavera, sono praticamente queste collane qui fatte di fili, di corda, insomma, detta così, con gli anellini di metallo, in questo caso sono al centro, e nell'altra invece anche sono al centro, cioè sono al centro, sono un pochino più spostati, che poi ovviamente uno se la mette come vuole, però gli ho proprio chiesto la commessa, perché mi sembrava, ho detto, non è che sono uguali, vedete, sono proprio identiche, e una si è un po' smollata, l'altra no, un pochino più piccoli, no, sono due modelli diversi, ma ho detto vabbè. Comunque venivano 8,99 euro tutte e due, ve le faccio vedere in coppia, appunto avete capito il modello, fatto così con tutti questi fili, questa cordicina, questi filetti e il metallo qui, restano belle accollate, sono carine, con delle t-shirt semplici o con delle camicie, che tra l'altro poi vi faccio vedere, perché caspiterina, l'ho dimenticata di là, mi sono dimenticata, vabbè, comunque sono queste due collane qui, molto carine per la prima dell'estate, e ce l'ho già simile nel marrone,